facile da cucinare, delizioso, interessantissimo dal punto di vista nutrizionale. Ma di chi stiamo parlando? Del pesce, ovviamente. Seguite i consigli di Ciro per preparare questo delizioso alimento in modo molto facile. Per questa ricetta utilizzeremo i datterini cirio, filetti di nasello, basilico e prezzemolo tritato, aglio, limone, vino bianco, olio extravergine di oliva. Cominciamo la preparazione del nasello infarinando i filetti. Li passeremo in poca farina e toglieremo, scuotendoli, la farina in eccesso. In questo modo creeremo una crosticina superficiale che tenderà ad assorbire il succo dei datterini. Passiamo alla preparazione del fondo di cottura. Per pelare facilmente l'aglio è sufficiente schiacciarlo. Premendo leggermente con le dita si toglierà facilmente la buccia. L'aglio verrà lasciato intero, deposto all'interno della padella. Aggiungeremo poco olio, qualche foglia di basilico, del prezzemolo. Andiamo ad aggiungere i nostri datterini. I datterini, con la loro dolcezza, si sposeranno perfettamente con il pesce, in particolare il pesce bianco come il nasello, che appunto ha una nota dolce di suo. Il loro succo non va mai dimenticato perché è il segreto della loro dolcezza. Aggiungiamo poi del limone. Il limone aggiunto in cottura darà una nota leggermente amarognola, ma di grande efficacia con il pesce, in quanto anche leggermente acida. Aggiungiamo a questo punto i filetti di nasello. In questo modo il pesce cuocerà in una base aromatica nella quale rilascerà mano a mano i suoi umori, che rimarranno ben contenuti nel fondo di cottura. Terminiamo con l'aggiunta del vino bianco. Fantastico! Questa meravigliosa base aromatica in cottura tenderà ad amalgamarsi, creando un sughetto a fine ricetta che sarà veramente delizioso, a base di datterini. Completiamo la nostra pentola con un foglio di alluminio adagiato e fermato con un coperchio. Bene, sono passati 5-6 minuti, il nostro nasello è sicuramente pronto. Togliamo il coperchio, eliminiamo il foglio di alluminio facendo attenzione al vapore che può fuoriuscire. Assieme al vapore viene anche un gran profumo e soprattutto guardate che colore, perché i datterini hanno anche questa caratteristica di rendere bellissimi tutti i piatti. Manca soltanto una macinata di pepe, un po' di sale, non eccediamo mai, teniamo sempre sotto controllo la quantità di sale e di grassi delle nostre ricette. Disponiamo i filetti intercalati su un piatto di servizio. Vedete come il fondo di cottura si è addensato grazie anche alla farina che abbiamo utilizzato. Aggiungiamo i datterini. Guardate che sughetto, meraviglioso. Ora, una pietanza come questa ben si presta a essere accompagnata con un contorno come patate, come riso semplicemente bollito, come in questo caso, sformato direttamente nel piatto di servizio, ma ancora una volta con un'idea cirio, completato con dei semi di papavero disposti sulla superficie. Un tocco di classe per un piatto semplice ma davvero delizioso. Bene, avete visto che cucinare il pesce è estremamente semplice, in particolare utilizzando filetti o trance. Ma se dobbiamo fare preparazioni al forno in padella, datterini cirio saranno ideali per il loro tempo di cottura estremamente ridotto, il colore e la dolcezza. Pesce fresco, si guarda negli occhi, ma si sceglie per il profumo.